Emiliano Baccari, RSU Tetra Pak. Poi tocca a Roberto Amadei. Ops, Fabio è un po' più alto di me, eh? È uno alto, alto, uno sì. Buongiorno a tutti, io sono Emiliano Baccari, lavoro in Tetra Pak, quindi un'azienda svedese. Vorrei solo dire, dopo l'intervento di Fabio, che la rabbia sicuramente, insomma, è tanta tra i lavoratori e anche i delegati, perché sono tante anche le difficoltà che affrontiamo tutti i giorni sui luoghi di lavoro. Comunque, nonostante lavori per un'azienda svedese, dove comunque la mentalità è molto diversa dalla cooperativa, sono preoccupato lo stesso. Sono preoccupato per il futuro, perché dopo la riforma delle pensioni che ci accompagna al lavoro fino a 70 anni, credo che anche il Job Act chiude comunque il cerchio su una questione che secondo me non dobbiamo sottovalutare, e dobbiamo cercare di trasmetterlo un po' di più alla base, anche noi delegati. Ma per fare questo ci vogliono comunque le condizioni e la cultura, l'informazione giusta, e vedere un sindacato un po' più unito, una confederazione un po' più unita. Dico tutto questo perché non vorrei essere noioso, ma provo a pensare a fare una contrattazione con l'azienda quando tra un po' saremo il 50% di lavoratori con il Job Act, quindi con la tutela crescente, e il 50% di lavoratori con l'articolo 18, per non pensare poi alle cooperative, agli appalti, roba varia. Credo che fare il tentativo di arginare gli effetti del Job Act dentro una contrattazione di secondo livello sia molto difficile farlo. Quindi abbiamo fatto dei contratti dove le aziende ci presentavano una contropiattaforma con dentro la riduzione dei costi, dentro la riduzione dei diritti, e quindi creando a volte anche un doppio regime di trattamento economico, quindi lavoratori di serie A e lavoratori di serie C e B, e addirittura lavoratori di serie C, perché le cooperative sono dentro anche purtroppo le aziende un po' più solide come la Tetra Pak. È chiaro, quello che mi aspetto è, mi aspetto una cosa a livello nazionale, che si dia più forza alla contrattazione nazionale, che si rafforzi questo strumento, perché se fino a ieri abbiamo detto che il contratto nazionale era determinante per la tutela collettiva e la tutela individuale, oggi lo dobbiamo fare ancora di più. E questo credo che sia importante, perché anche tra i lavoratori a volte si percepisce la superficialità, no? Non c'è questa attenzione sul contratto, almeno nelle realtà dove lavoro io, sul contratto nazionale. Ma non lo so perché, magari c'è poca informazione, c'è poca si dà poca importanza a volte, no? Al contratto nazionale. Il motivo credo che sia proprio la poca informazione a volte. Riprendo un po' una cosa che ha introdotto anche nella relazione Guido Mora, sulla mobilitazione che abbiamo messo in atto nei mesi tra ottobre e dicembre, che dopo la manifestazione di Roma del 12 dicembre
e anche a Reggio, dove abbiamo comunque partecipato in molti. Nonostante questo, la riforma del Job Act è passata e credo che questa organizzazione dovrà prevedere un qualcosa che possa contrastare adesso il Job Act. Io non so se sia la strada giusta un referendum abrogativo con una proposta di legge, ma credo che qualche tentativo bisogna farlo. E 3 settimane fa, faccio solo un piccolo inciso, su Rai 3 hanno fatto vedere, e poi queste cose magari vengono fatte anche un po' apposta, su un programma che si chiama La Storia, e fecero vedere tutti i passaggi del referendum abrogativo sulla proposta della scala mobile, dove noi abbiamo preso, credo, la legnata, io no, forse ero, non ero neanche nato, però questo lo dico perché ci dovrebbe far pensare e ponderare bene, insomma, l'eventualità della, anche di una proposta di legge di un referendum abrogativo. Io vorrei ribadire solo quanto sia difficile pensare a recuperare con un contratto di secondo livello e la roba che abbiamo perso con un decreto legge, perché se fino a ieri, insomma, abbiamo detto che il contratto nazionale, io vorrei ribadire proprio e rafforzare il concetto del contratto nazionale, quindi cerchiamo di riportare al centro della discussione questo strumento, con chi rappresentiamo. Questo lo dobbiamo fare noi tutti i giorni nei luoghi di lavoro, ma ci servono anche comunque gli strumenti che ci possano spingere a questo. Dico questo perché credo che la formazione dei delegati, l'informazione e la cultura vada costruita con appunto informazione e formazione. Mi riallaccio un attimo al discorso di Fabio prima. Abbiamo fatto un corso, credo che sia servito a tutti, perché confrontandosi tra delegati dove vivono delle realtà diverse, credo che si possono scambiare anche delle idee che ci possono servire a tutti per trovare delle soluzioni alle problematiche che tutti sappiamo. Quindi io concludo dicendo che comunque dalla CGIL io mi aspetto la capacità attraverso magari una campagna di assemblea nei luoghi di lavoro, che molto spesso mi sembra che è questo che manchi. Cioè manca un dialogo tra la base e la classe dirigente a tutti i livelli. E quindi credo che sia importante divulgare un'informazione giusta degli effetti del Job Act. Perché la videosorveglianza, il demansionamento, la tassazione dei fondi pensioni, sono cose che secondo me sono poco percepite dai lavoratori, perché non vedo delle persone incazzate. Queste cose qua ci dovrebbero fare un po' più arrabbiare. E mi aspetto, insomma, dal sindacato che si avvicini un po' più dalla parte di più, che sia un po' più vicino ai più deboli. Questo lo dico perché vorrei esprimere un'opinione del tutto personale, e poi chiudo davvero. Credo che se la CGIL stia dietro a un governo che si spaccia di essere un governo di centro-sinistra,
siamo sulla strada giusta per non essere più un sindacato. Quindi torniamo a fare sindacato o politica sindacale, che credo che sia diverso. Grazie.